È visibile fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satire e propaganda in Europa 1914-1918, vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale. La mostra, promossa dal Consiglio regionale della Consulta europea, è curata da Dino Loi e raccoglie giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa. Quali sono i pezzi più significativi di questa esposizione? Allora, in questa mostra ci sono alcuni pezzi particolari, ad esempio la carta igienica delle truppe per il servizio intimo degli italiani realizzata dall'ufficio propaganda con l'immagine di Cecco Beppe, l'imperatore d'Austria-Ungheria, con la lingua di fuori. Poi ci sono delle tavole originali di Gabriele Galantara, grande disegnatore e ideatore dell'Asino, la prima rivista socialista disegnata, i disegni di Enrico Sacchetti che disegnò il nemico, cioè i prigionieri di guerra, per cui ci sono alcune particolarità assolutamente interessanti che danno l'idea del periodo bellico.